Ciro Lodato Traslochi, Cava dei Tirreni, al corso Umberto I, 281. Dove ha vinto questa partita il Portici a suo parere? Qual è stata la chiave del match? Ma la chiave è stato l'entusiasmo e la spensieratezza di una squadra giovane, di chi in una partita importante con un avversario così blasonato ha voluto mettersi un attimino in competizione e cercare di affrontarli a viso aperto. Noi ci abbiamo provato dall'inizio fino alla fine, ci abbiamo messo il cuore, ci abbiamo messo anche la freschezza mentale di una squadra giovane e alla fine ci è andata bene. Ecco, è inevitabile una domanda sulla Cavese. Lei come l'ha vista oggi? Diversa rispetto a quella che aveva analizzato ultimamente? No, io ho visto un'ottima squadra, poi è naturale, oggi poi i demeriti di qualsiasi squadra finiscono dove iniziano i meriti di una squadra avversaria. Io è la Cavese che mi aspettavo, una Cavese che comunque sicuramente non è finito qua il campionato assolutamente. Io credo che la Cavese tranquillamente potrà giocarsela fino alla fine, ma come è giusto che sia. Ho visto un'ottima squadra, forte in tutti i reparti, che però comunque ha trovato un grande Portici. Un brutto passo indietro quest'oggi da parte della nostra squadra rispetto a quello che avevamo fatto domenica rispetto a quello che lei si attendeva? Sì, è stata una brutta sconfitta, comunque maturata dopo i primi minuti che secondo me abbiamo approcciato anche bene con il gol annullato di Bacio, la conclusione di Banegas. Poi abbiamo subito questo gol che un po', ecco, non c'è stata reazione in termini di lettura della gara, perché ci siamo un po' persi. Dovevamo fare un altro primo tempo, dovevamo interpretarla in modo diverso, però nonostante ciò poi siamo riusciti a pareggiarla e sullo scadere, ecco, poi c'è anche il merito di un avversario che comunque sia nel primo che nel secondo gol è riuscito a fare due gol importanti, rientri, calcio d'angolo, insomma, sfruttando il discorso del vento a rientrare, siamo andati sotto di due. Abbiamo provato a riprendere la partita, ci eravamo quasi riusciti, perché comunque l'occasione di Ciro alla fine è stata un'occasione di Ciro Foggi, è stata un'occasione importante. E quindi dico, nel computo di quello che poi è stata la gara, probabilmente un pari sarebbe stato più giusto. Se va a casa con zero, ma allo stesso tempo bisogna, come ho detto domenica scorsa, che non c'era da esultare più di tanto, c'è da resettare, perché tra tre giorni abbiamo una partita fondamentale, e quindi dobbiamo ricaricare le energie e ritrovare quella positività e quella continuità che abbiamo perso oggi. La nostra tifoseria ovviamente delusa, era corsa in gran numero, ma potremo riportarli dalla nostra parte solo se domenica la Cavese vincerà. Questa è stata la costante da quando sono arrivato, l'ho sempre detto, oggi meritavano altro, perché un seguito del genere, una partita del genere, credo che è difficile trovarlo. Quindi siamo consapevoli che abbiamo una grossa responsabilità nei loro confronti, oggi purtroppo non ci è riuscita come altre volte, quindi ci dispiace, chiediamo scusa, però allo stesso tempo abbiamo, ripeto, il tempo e i punti a disposizione per poter ancora rimediare.